Angelo Macchiagodena, promotore del Palio delle Contrade qui a Montelongo, 29esima edizione, grande fermento, grande organizzazione in questi quasi 30 anni. Ma com'è nato questo Palio? Perché? Allora, il Palio trova origini nella nostra tradizione contadina, perché originariamente questa competizione veniva svolta l'ultimo sabato di aprile in concomitanza della benedizione degli animali. Poi dopo gli anni 60 purtroppo gli animali si sono estinti con la meccanizzazione e allora per alcuni anni la corsa non si è ripetuta. Poi grazie al contributo di alcuni giovani universitari dell'epoca, sto parlando di 30 anni fa circa, abbiamo fatto rivivere questa competizione. All'inizio con gli asini ed era una cosa molto bella, molto simpatica, perché poi l'asino è un animale non tanto duttile per questa corsa. Poi successivamente con la collaborazione dei paesi vicinori, San Martino, Ururi, Portocannone, invece siamo riusciti a ritrasformare di nuovo questa corsa in una corsa di cavalli abbastanza competitiva. Ormai, come lei ha detto, sono 29 anni di corsa e abbiamo cercato in questi anni di migliorare il percorso, tenendo presente innanzitutto la sicurezza sia per chi assiste, sia per i cavalli e sia per i fantini. Infatti abbiamo modificato un paio di volte il percorso per renderlo più agevole e più sicuro. Abbiamo messo in sicurezza il percorso con del tufo sull'asfalto, di modo che non dovrebbero succedere incidenti di che sia, l'imponderabile può sempre succedere, però diciamo che la recinzione di tutto il percorso, tufo sul terreno, obbligatorietà del casco per i concorrenti e soprattutto la collaborazione di chi corre e di chi assiste a questa gara. Questa corsa poi non è fine a se stessa, perché è il punto nevralgico, il punto focale dell'intera manifestazione dell'agosto montelonghese, perché grazie a questa corsa si sono formate 5 contrade, le contrade della Croce, della Terra, delle Fontanelle, della Costa e di Via Roma. Ogni contrada, con spirito di massima collaborazione, organizza una serata culinaria con l'intervento di centinaia di persone, serate che poi serve a finanziare l'intero agosto montelonghese, nonché i costi anche rilevanti di questa manifestazione. Devo dare un grazie di cuore a tutte le signore, a tutti i ragazzi che collaborano veramente con grande spirito di abnegazione, in quanto preparare piatti per 400-500 persone in una serata non è cosa da poco, in una struttura precaria, perché non, per quanto le norme igieniche e sanitarie vengono rispettate al massimo, chiaramente le strutture non sono quelle stabili e fisse di un locale di ristorazione. Inoltre c'è una bellissima gioventù che tutte le sere organizza eventi e manifestazioni, gioventù che ritroviamo anche lungo il percorso, che ci dà una mano per la sicurezza. Noi, lo ripeto, fondamentalmente vogliamo questa manifestazione, ma soprattutto vogliamo che si svolga nel modo più gaio, più festoso, ma soprattutto nel modo più sicuro per tutti quanti. Sicurezza, appunto, tradizione, enogastronomia. Questo Palio mette insieme un po' tutto e vediamo tante persone, non solo di Montelongo, tanti giovani che tornano dalle grandi città, che vivono fuori, ma anche tanti curiosi e turisti dei paesi limitrofi. E la cosa non può che farci piacere. Tra l'altro Montelongo ha una vocazione di cultura, ci sono molti professionisti che sono fuori e nel mese di agosto con somma gioia di tutti rientrano nel loro paesello. Poi ci sono i paesi vicinori che partecipano in gran quantità. Ormai ha preso piede, forse con tanta presunzione, una delle più belle manifestazioni della zona.
in quanto l'amore per gli animali, l'amore per le tradizioni si estrinseca proprio in questa manifestazione. Io mi auguro di poterla ripetere negli anni futuri e mi auguro che resti sempre nel cuore di chiunque viene a Montelongo, sia come tradizione sia come questo bel paesello che ha poche anime ma ha tanta iniziativa. Michele De Michele, il 16 agosto è sempre grande festa a Montelongo per San Rocco e poi da 29 anni c'è questa grande tradizione, quella del palio. Sì, è una bellissima festa in cui crediamo tutti noi del paese di Montelongo. È una festa sentita dove è nata così per caso tanti anni fa. Ha preso piede in questo paese, rinnova la tradizione culinaria anche di questo paese. Ci sono delle feste bellissime che si fanno e delle cinque contrade del nostro paese e la festa si conclude con questo palio, o meglio non si conclude, la contrada vincente sarà comunque in un certo senso obbligata a fare una festa per ringraziare tutte le feste, diciamo, che sono state fatte. È una festa in cui tutti i paesani credono, ma non solo, anche coloro che sono lontani da questo paese, tornano ogni anno qui, ci vengono a trovare e noi siamo contentissimi di questo perché è un paese che purtroppo per varie vicissitudini che fanno capo a tutto il Molise, un po' sono andati via, però diciamo che in questo giorno si celebra un grande evento in questo paese. Appunto tanti che tornano qui, chi vive nei paesi vicini, ma soprattutto i migranti. Abbiamo intervistato qualcuno, ci sono tanti di Montelongo che vivono in Canada, ma non vedono l'ora che arrivi questo mese, il mese di agosto, per tornare nel loro paese natio. Certo, certo. Noi abbiamo, diciamo, la maggior parte dei nostri emigranti sono in Canada. Ogni anno tornano tanti di loro. È chiaro che non è che tutti possono tornare, vivono molto lontano. Noi li ringraziamo come comunità sicuramente perché diciamo che alcuni di loro sono abitudinari di questo paese, cioè tornano tutte le estati a stare con noi e questo non può fare altro che piacerci perché, diciamoci la verità, cioè, loro sono stati, diciamo, gli artefici di queste feste a suo tempo e continuano ancora a deliziarci della loro presenza. Mario Perrotta, presidente della Proloco di Montelongo, oggi grande festa per il santo patrono San Rocco e la grande organizzazione del Podio delle Contrade. Sì, una grandissima organizzazione, una bellissima manifestazione e appena finita fortunatamente è andata tutto bene. Ci siamo divertiti, peccato il tempo che ci ha disturbato un po', però è andata tutta bene. Abbiamo visto tanti giovani qui in paese, un piccolo paese, l'organizzazione dal presidente, tutti i giovani. Sì, devo ringraziare tutti i miei amici, tutta la popolazione, tutte le signore che proprio tutto Montelongo che mi aiuta, ci aiuta a realizzare tutto quello che facciamo a Montelongo. E grazie a loro che veramente facciamo un bellissimo agosto montelonghese qua. Una lunga tradizione che però si rinnova ogni anno anche per portare sviluppo e turismo in questo paese. Sì, noi cerchiamo di portare sviluppo in questo paese, specialmente con questa manifestazione. Come avete potuto vedere c'era tantissima gente prima col palio. E ripeto, è la nostra manifestazione, la manifestazione più grossa, quella più sentita. Gente da lontano torna proprio per vedere il palio delle contrade. L'anno prossimo il palio farà 30 anni, quindi una festa ancora più grande. Sì, l'anno prossimo festeggeremo il 30° palio delle contrade. Sarà, spero di cuore, una grandissima festa, una grandissima organizzazione. Michele Maiorino in San Martino in Pensilis, vincitore di questo palio, qualche giorno fa vincitore a Ripa Limosani, oggi a Montelongo, grande successo. Sì, abbiamo ripetuto la corsa dell'altro giorno, siamo contenti, è andata bene. Peccato il tempo, un po' la pioggia, però è andata bene così, uguale, abbiamo vinto uguale. San Martino, Montelongo, tutti i paesi vicini che hanno la passione per gli animali, per i cavalli in generale. San Martino li curate benissimo, li amate. Certo, amiamo più i cavalli che le nostre famiglie. E allora auguri, auguri alla contrada che ha vinto!
Da Montelongo è tutto, il nostro viaggio in Molise termina qui. Vi ricordiamo di seguire tutte le puntate sui canali 11 e 12 di Telemolise, sul canale telematico Molise Mio 212. Siamo al canale 96 per gli amici dell'Abruzzo, al 749 per chi ci segue dal Lazio. Siamo anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e non dimenticatevi di seguirci anche sulla pagina Facebook dedicata proprio a Viaggio in Molise. E noi ci vediamo con la nostra prossima puntata e il nostro prossimo viaggio.